Le regole etiche e morali non possono avere due pesi e due misure, ad affermarlo il Movimento 5 Stelle che dopo i fatti di Quarto, prima con l'espulsione del consigliere pentastellato Giovanni Del Robbio e poi con quella del sindaco Rosa Capuozzo per non aver denunciato il ricatto perpetrato, chiede le dimissioni del consigliere comunale del PD Angelo Scalia, rinviato a giudizio per truffa. Il partito di Renzi, affermano i pentastellati, non può girarsi dall'altro lato quando questi fatti riguardano i suoi. Mi pare assolutamente chiaro che, visto che il PD vuol fare di tutto questo una questione morale e viene a fare la questione morale al Movimento 5 Stelle, vada a guardare in casa sua quello che è accaduto e che sta accadendo. Quindi mi pare assolutamente normale che noi chiediamo le dimissioni di un consigliere che è stato rinviato a giudizio, ma questo già l'abbiamo fatto quest'estate. Il PD locale infatti ha fatto dimettere il consigliere in questione da capogruppo. Forse sarebbe stato meglio, ma non sono io a dare i consigli al PD, li diano gli altri, sarebbe stato meglio proprio non far candidare o il consigliere Scalia o comunque chiunque si fosse trovato nelle stesse condizioni del consigliere Scalia. Quindi, vedete, questo è un problema che deve riguardare la nostra regione, la nostra nazione, non è solo un problema locale. E quindi il PD cosa sta facendo? Sta facendo come quando, a scuola c'è Pierino che fa una marachella. E magari era quello che aveva consigliato di fare la marachella, però poi c'è il compagnetto Rossi e la maestra dice: Pierino, tu sei espulso. E Pierino dice: E Rossi? No, Rossi è del PD, può rimanere in classe. Le indagini sul sindaco di Quarto sono legate a fatti addebitati durante il suo mandato, mentre l'imputazione del consigliere Scalia riguardano fatti esterni al suo ruolo politico. Così il Partito Democratico ribatte al Movimento 5 Stelle. Qua c'è un procedimento che siamo ancora in una fase di rinvio a giudizio. Non c'è. Noi siamo perché diciamo, siano svolti ruoli diversi, la politica, la magistratura deve fare il suo corso. Il consigliere Scalia è una persona che se ha delle responsabilità sicuramente dovrà pagare per queste responsabilità, ma va dato. Cioè, il consigliere Scalia deve potersi difendere, portare le carte. C'è un organo giudiziario che deve svolgere la sua funzione. Siamo ancora lontani da qualsiasi. Non esiste nessun tipo di condanna. I 5 Stelle vogliono spostare l'attenzione, diciamo, probabilmente per sottrarsi dalla loro responsabilità. Cioè, dove governano, purtroppo per loro, diciamo, ma non solo per loro, hanno dimostrato l'assoluto disastro a Gela, a Quarto. E quindi si vuole spostare l'attenzione in maniera assolutamente strumentale su un caso di Caltanissetta che non esiste. Il consigliere Scalia è un ottimo professionista, è una persona che fino a prova del contrario è una persona che svolge bene il suo lavoro.